Il consigliere regionale Marco Cacciatore a Rocca Secca e San Vittore del Lazio, in primo piano la delicata questione rifiuti. C'è un piano rifiuti regionale che prevede che Roma sia autosufficiente sulla gestione del suo rifiuto indifferenziato, quindi che non esporti più rifiuti e neanche li importi più, perché chiaramente gli impianti devono essere piccoli, diffusi, pubblici prevalentemente, togliendo al gioco del monopolio privato che di fatto si sta costituendo a livello regionale e che gestisce accentratamente le cose. Su questo modello, quindi, rendere giustizia a una maggior vivibilità e sostenibilità di tutto il sistema rifiuti. Finché chiaramente la raccolta differenziata dei comuni non assisterà lo scenario prodotto dal piano rifiuti, non si riuscirà a dare seguito a quelle che sono poi prescrizioni di legge oltre che del piano rifiuti, perché il piano rifiuti le recepisce. Di conseguenza, Rocca Secca è chiaramente un sito già funestato e violentato a livello ambientale negli anni passati. Io sono solito andare a far visite e toccare con mano insomma, le località e i luoghi più vessati e sotto pressione ambientale, quindi non potevo mancare chiaramente all'appello e venire a visitare anche questo sito. Il Frusinate chiaramente in questi anni ha vestito purtroppo la maglia nera dell'inefficienza di Roma Capitale e di un'assenza normativa che è durata di fatto dal 2003, perché il piano rifiuti regionale oggi vige dopo 18 anni di vuoto normativo. I comitati di Rocca Secca, Colfelice, Pontecorvo e Arce chiedono a gran voce l'interruzione immediata della procedura per la realizzazione del quinto bacino e la chiusura definitiva dell'impianto. Accanto a loro i sindaci di Rocca Secca e Arce. Intanto ringrazio i comitati che hanno organizzato questa manifestazione che serve comunque a tenere alta l'attenzione su questa discarica. Una discarica che è chiusa dal 1º aprile e al di là di quelle che sono le volontà della Regione Lazio, confidiamo nel fatto che lo rimanga. Questo territorio ha già dato, sono 20 anni che abbiamo ospitato rifiuti di Altriato con le note carenze impiantistiche della capitale. Oggi la discarica è esaurita, non ci sono altri spazi. Ove vada realizzato un ulteriore bacino, è opportuno che lo si faccia in altri territori perché Rocca Secca ha già dato. Mi hanno chiamato questa mattina per venire a questa manifestazione perché sarà presente un consigliere regionale, presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio, e ho portato la mia solidarietà a questa località, a questa zona per quanto riguarda il problema della discarica qui della MAD e speriamo che la Regione non autorizza di ancora di portare i rifiuti qui perché veramente è una zona disastrata e la situazione non è delle più semplici, è una situazione drammatica. Io mi auguro con tutto il cuore che la Regione Lazio faccia qualcosa per non dare il parere, per aumentare ancora questa discarica qui a Rocca Secca. Allora, siamo qui per protestare ancora per l'ennesima volta per quanto riguarda la gestione di questa discarica. Quest'anno ricorre il 20º anno della sua coltivazione, della sua attivazione. Doveva essere un sito provvisorio e col passare degli anni poi è diventato definitivo. Pensate che in questo sito sono stati depositati 4.200.000 tonnellate di rifiuti e insieme al crescendo di questi rifiuti, sono cresciute anche le patologie tumorali in questo comprensorio. Siamo preoccupati di questo. Problematiche sono note a tutti. Questo è un territorio inquinatissimo. E visto che la discarica è chiusa, deve essere continuata a tenerla chiusa e trovassero un sito alternativo al signor Presidente della provincia Pompeo, come chiesto da me e non è stato fatto, perché questo territorio da Colleferro a scendere giù fino a San Vittore, ha pagato e sta pagando duramente con neoplasie che ogni giorno diventano insostenibili, gente che muore proprio perché questo ambiente è inquinatissimo. Allora, noi siamo qui appunto per vigilare sui comportamenti della politica regionale e provinciale per quanto riguarda questa discarica. Sono anni, decenni, che chiediamo innanzitutto la chiusura. Anche perché questa discarica è stata allocata alla confluenza dei tre fiumi, quindi forse è l'unica discarica in Europa in un territorio di questo genere. Noi chiediamo che la Regione trovi
la collocazione dei rifiuti di Roma altrove. Il consigliere regionale Marco Cacciatore è stato poi a San Vittore. Siamo fuori all'impianto di incenerimento, mi piace chiamarlo così, di San Vittore. È un mostro vero e proprio che ha violentato un territorio vergine, come è evidente dallo stato dei luoghi. Il piano regionale dei rifiuti, con tutte le sue criticità, problematiche, condivisibili o meno, stabilisce, recependo la normativa sia nazionale che soprattutto europea, che l'incenerimento vada dismesso. In questo impianto abbiamo chiesto di poter entrare per fare un sopralluogo, ormai 2 settimane or sono, e ci è stato risposto che non era possibile. Da consigliere regionale non detengo nessun potere ispettivo, pertanto ne prendo atto anche con il dovuto rispetto. Dico soltanto che non mi era mai capitato e dico anche che resterò vicino ai comitati per promuovere futuri sopralluoghi quando lo vorrà, insomma, il gestore, per poter andare a valutare da dentro insieme a dei tecnici, a persone qualificate, che poi tutto si svolga come da autorizzazioni. Delle autorizzazioni che comunque, per quanto possano vigere, ripeto, stando al piano rifiuti, non si attestano assolutamente all'indirizzo che invece il Consiglio regionale aveva dato, che era diametralmente opposto. Anche a San Vittore, ad accogliere il consigliere Cacciatore, diversi comitati a difesa del territorio. Stiamo facendogli vedere qual è la situazione qua del territorio con questo enorme inceneritore, da dove praticamente da tutto il Lazio arriva la spazzatura per essere incenerita in questo luogo. Ovviamente questa ha una causa ed un effetto molto letale, sia per quanto riguarda i terreni, sia per quanto riguarda l'aria, ma anche per quanto riguarda le falde acquifere, dove viene a penetrare tutte le emissioni di questo inceneritore, dalla CO2, dalla PM10, PM2,5 e addirittura direi anche del PM1. E tutto questo anche in una zona abbastanza ventosa, per cui queste particelle vengono addirittura spostate in un'area di 30 km quadrati, quindi interessando anche i comuni di Galluccio, comuni di San Pietro Infine, comune di Mignano Montelungo, che sono tutti i comuni campani. Cacciatore è stato infine ricevuto in comune dal sindaco di San Vittore del Lazio, Nadia Bucci. L'amministrazione comunale che mi pregio di rappresentare è particolarmente contenta oggi di ricevere la visita del consigliere Marco Cacciatore, presidente della 10ª Commissione Rifiuti, al quale oggi esporremo le nostre esigenze, le esigenze dei cittadini di San Vittore del Lazio, perché se ne faccia portavoce in consiglio regionale. Speriamo quindi che a breve termine giungano delle risposte concrete per i nostri cittadini, in modo tale da fornire loro tranquillità e sicurezza.